Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parleremo della vittoria del nostro amico Mastrolone. Alunta, piace, ti chiamo Mastrolone, io sono un giocherellone, ok? Comunque, complimenti, davvero complimenti. Guardiamo un po' cosa ha scritto, ecco, nella descrizione di questo post. Campione del mondo, Classic Physique Junior, Pro Card, Classic Physique Open, Pro Card, Classic Physique Overall. Ha vinto tutto, campione del mondo il nostro amico Luca. Luca, complimenti, davvero, i miei più sinceri complimenti. Adesso però insieme a voi vorrei commentare questo TikTok di Fede, guardiamolo insieme. Natti bro, mai fatto uso di steroidi, assolutamente drug free, questo è tutto riso, pollo e integratore, giuro, vedi lo sto urlando al mondo con le righe nel culo, o come vedete da questa foto, tirato al 3% con le vene sul dorsale, oppure qui, su questo palco del mondiale, di questa gara bodybuilding natural, dove ho le spalle piene d'olio. Sapete quanto è vero che questo essere che lavora sicuramente in un circo per dire certe cose, sostenerle, è natural? È vero che è natural, come è vero che Berlusconi è ancora vivo e come è vero che questa spiga non mi sta rompendo i coglioni. Però per fortuna ormai, io l'ho detto un anno fa, mi hanno dato addosso tanti ragazzini chiaramente in difesa, però adesso non è più difendibile, se ne sono accorti tutti, ma loro continuano. Ormai sapete cos'è che vi frega a voi, te, questo ragazzo qui e anche tutti gli altri? Qua c'è la foto di Mattia Cadino e la foto di Leo Spolli, che casualmente lavorano tutti per la stessa azienda, e l'azienda è ancora più sfigata e pagliaccia di questi qua, perché li ha presi tutti quanti, lavorano il fianco dei ragazzini giovani buttandola sul Natti, drug free, tutto natural, per vendere integratori, e un'azienda che è pronta a fare una pagliacciata del genere prendendo per il culo tutti quanti perché è chimica, punto. Qui ci sono le bombe, c'è il Winstrol, c'è il GH, c'è il trembolone, eccetera eccetera, c'è il testosterone, perché sennò questi volumi, queste densità con questo tirato. Ragazzi, ha ragione, effettivamente tutti questi ragazzi, ok, che sono molto seguiti sui social, fanno parte della stessa azienda. Adesso mi è venuto un dubbio, non è che nel contratto, cioè, scrivete dopatevi però spacciatevi per natural? A me quasi quasi mi viene questo pensiero. Oh, questa è la mia libertà di pensiero, articolo 21, posso dirlo, eh? E cioè, io adesso, Luca, se prendo questa foto qua, no? Dove hai chiaramente le righe sul culo, a me un dubbio mi viene. Ma non tanto sui volumi, che comunque sono dei volumi eccezionali, è proprio la miscela tra volumi e definizione che tu hai portato in questa gara, ma in poco tempo. Cioè, non è che tu sei un veterano del bodybuilding che ti alleni da 10 anni, ma hai una fisicità e la densità muscolare di un cristiano che ha una buona genetica, che si allena da più di 10 anni. Portando una condizione del genere con quei volumi da natural è molto difficile, devi essere davvero straportato geneticamente. Ma tu in qualche annetto l'hai fatto. Cioè, tutti i tuoi amici avete questa peculiarità di mantenere questi cazzo di volumi e definirvi così tanto da natural, anzi da drug free, attenzione, siete tutti drug free, ma con le righe al culo. Petto strasvenato, hai le striature sul pettorale, striature sulle spalle, non lo so, sei stratirato mantenendo questi benedetti volumi, mi fai storcere il naso. Attenzione, mi potrei sbagliare, ma in questo caso è molto difficile sbagliarsi. Non esistono da natural, ma per fortuna stanno scoprendo gli altalini tutti quanti, e quindi cosa succede? Che io ho sempre ragione, e comunque siete una roba imbarazzante, perché quando puntate sempre sull'assolutamente natti, dappertutto scrivete natti, drug free, è proprio qui che vi inculate da soli, avete la coda di paglia, e adesso ormai non prendete più per il culo nessuno. C'ha ragione, c'hai tutti una sta cazzo di biografia natural, ma sti cazzi che siete natural o meno, sti gran cazzi, fareste più bella figura di dire che siete enhanced, di dire che prendete steroidi, la gente vi continuerebbe a seguire, ma fate girare le palle alle persone quando, attenzione, alle persone che masticano bodybuilding, ok? Perché siete, è perché è facile prendere per il culo i neofiti, loro vi crederanno inizialmente, ma prima o poi si sveglieranno anche loro e perderete tutta credibilità. Alle persone che masticano bodybuilding non prendete per il culo. Io vi auguro una cosa, ok? Che se siete realmente doped, che non si venga mai a sapere, perché lì perderete tutta credibilità e non solo, riceverete davvero una shitstorm che io non auguro a nessuno. Luca, io ti faccio nuovamente i miei complimenti, e se sei realmente drug free,
tanto di cappello, sei quel caso genetico che nasce ogni 1000 anni. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, sono molto curioso di leggere anche il tuo di commento. Lascia un like se il video ti è piaciuto, io ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e attivare la campanellina per non perderti i prossimi episodi. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti, ciao!